fai fatica a fare i lunghi, ogni volta ti chiedi ma chi me l'ha fatto fare? Hai visione mistica? Beh, oggi vedremo le 7 mosse con cui magari non bisogna correre con una telecamera in mano e possiamo capire come fare in modo che i tuoi lunghi siano un'esperienza eccezionale. Gli allenamenti lunghi, lunghissimi, sono fondamentali per qualsiasi distanza tu stia allenando, che fosse anche solo una 10.000, ti portano veramente grandi benefici. Ovviamente dalla mezza e ancora di più la maratona e le ultra non ne puoi fare a meno. Guardami fino alla fine perché ti darò 7 consigli e più alcune considerazioni che sono da prendere tutti insieme per fare in modo che il lungo diventi una tua un'esperienza eccezionale. Ma prima di tutto scrivimi nei commenti come è andato il tuo ultimo lungo. La prima cosa che devi tenere bene a mente è che non c'è un lungo uguale all'altro. C'è il lungo lento, che viene corso a un'intensità veramente bassa. Se volessimo prendere alcuni parametri potremmo dire 75-80%, poi dipende anche da quanto si è allenati, chi si sta preparando, perché la personalizzazione dell'allenamento è fondamentale, della frequenza cardiaca massima, un minuto e 10, un minuto e 20, 50 secondi, anche qui dipende da chi è più lento della famosa andatura di riferimento, che più o meno è la media che riusciamo a tenere in un'ora di sforzo massimo di corsa, oppure, secondo me molto utile, una percezione dello sforzo veramente bassa. Ricordiamoci che ne ho parlato nel mio libro, uno dei fattori limitanti maggiori nella corsa è proprio la percezione dello sforzo legate alle motivazioni, e spesso la motivazione che abbiamo in allenamento non è identica a quella che abbiamo in gara. Per questo in gara, almeno che non siamo presi troppo dall'ansia, riusciamo a fare sempre qualcosa in più. Esistono poi degli allenamenti lunghi, cosiddetti lavori di qualità, dove vado a inserire ritmi gara anche più forte, dove vado a fare dei lavori specifici. Chiaramente questi magari saranno più brevi, in tanti casi, dei lunghi lenti, almeno che non siano proprio l'ultimo lunghissimo per la maratona. L'intensità, il carico, l'andatura. Il carico può essere interno e esterno. Esterno è l'andatura o anche la potenza, ma parliamo di passo al chilometro, che è un po' più semplice. Il carico interno è la frequenza cardiaca e la percezione dello sforzo di cui ti ho accennato prima. Devi stare attento a non farlo troppo veloce, ma non farlo neanche troppo piano. Troppo veloce, cosa succederà? Andrò ad avere una richiesta di ossigeno maggiore sin dall'inizio, ad utilizzare più fibre muscolari, e le fibre muscolari anche più veloci che richiedono ancora più ossigeno, andrò a utilizzare le mie scorte di glicogeno molto più velocemente, e quindi difficilmente riuscirò a portare a termine l'allenamento, oppure se lo porterò a termine sarà fatto con molta fatica. Troppo piano però è un altro problema, perché troppo piano potrei andare a sovraccaricare le mie strutture biomeccaniche, i miei muscoli, le mie articolazioni. Quando corro troppo piano rispetto alla mia velocità, ovviamente, ho sempre poi successivamente, o anche già durante l'allenamento, inizio a accusare mal di gambe. Tutti avranno accompagnato un amico più lento e si saranno resi conto di questa cosa. Quindi a volte andiamo più piano per paura di non riuscire a finire l'allenamento. No, bisogna avere delle andature ben chiare, questo è il primo aspetto. L'allenamento va programmato. Ovviamente, non essendo noi atleti professionisti, non chiediamo di spaccare il secondo o di tenere la percentuale quasi impossibile a frequenza cardiaca lineare. Sulla frequenza cardiaca un bel riferimento che però potrò vedere soprattutto a posteriori, ma me ne potrò accorgere durante l'allenamento se a un certo punto inizia a impennarsi a parità dell'andatura che sto tenendo, la famosa deriva cardiaca di cui ho parlato in un altro video in questo canale che puoi guardare. Il riscaldamento. Spesso si pensa che in un lungo lento non sia necessario il riscaldamento. Senza dubbio non è lo stesso riscaldamento di una gara, non è lo stesso riscaldamento delle ripetute. Se poi è un lungo di qualità sicuramente dovrà avere comunque più attenzione, ma anche nel lungo lento inserire degli esercizi di mobilità articolare. Come? Corri i primi 10 minuti tranquillo, come faccio sempre partendo un po' più piano? Benissimo. Mi fermo, faccio della mobilità articolare, aiuto, predispongo le mie gambe a fare i movimenti corretti di corsa, acquisisco elasticità, aumento il mio cuore nel battito cardiaco e lo preparo, magari inserendo anche un paio di allunghi brevi, visto che non devo fare un lavoro molto intenso, per prepararmi all'allenamento. Prepararsi all'allenamento è una fase fondamentale, e spesso non scaldarsi in maniera idonea
porterà al fallimento dell'allenamento stesso. Let's go. Yeah. L'ansia da lungo. Quanti runner che alleno hanno l'ansia prima di fare i primi lunghi, o che non hanno mai fatto, o che non fanno da un po', oppure quei lunghi che iniziano ad avere delle componenti di gara, quindi specifici, che si avvicinano alla gara e quindi vivono come test. Bene, secondo me è un bene, perché in allenamento provare quel tipo di ansia e farci i conti ci aiuterà poi a gestirli meglio quando ci capiteranno nel giorno della gara. Ma dobbiamo subito dall'allenamento mettere in campo quelle soluzioni che ci aiuteranno a superare al meglio l'ansia, quella che è chiamata di stress, cioè quell'ansia negativa che t'affossa, non quella quel friggere, quell'ansia positiva che non vedi l'ora di correre, di spaccare, che ti fa sì aumentare un po' il battito cardiaco. Quello è un'ansia positiva, è lo stress, mi spinge, mi aiuta a rendere meglio nelle prestazioni quando contano. Abbiamo visto più volte come la parte negativa dal punto di vista cognitivo, e questo è dimostrato da tante ricerche del modello psicobiologico, ne ho parlato nel mio libro, ma c'è ormai una ricca bibliografia in tutto il mondo, di come queste riducano le mie prestazioni, soprattutto dal punto di vista dell'endurance, più che le prestazioni esplosive su cui ha poco impatto. Anche la stanchezza cognitiva, che può essere data dallo stress, cose extra corsa, ma anche o una giornata lavorativa pesante, ma anche dall'ansia stessa, affossano le mie prestazioni. E poi hanno una conseguenza fisica, mi fanno correre rigido, con le mani strette, con i muscoli contratti, in maniera che mi creano delle inutili tensioni al collo, alla mandibola, che vanno a sprecarmi energia e rendermi la corsa più faticosa. Vero che si dice quando bisogna far fatica di stringere i denti, ma in realtà dovremmo sorridere perché si rilassano i muscoli facciali, questo anche quando facciamo le ripetute, e cercare la decontrazione. Quindi mentre corri fai dei check. Ma sono rilassato? No, ho la spalla tesa, la vado a sciogliere, vado a non tenere le mani né tese così né strette, ma le vado a tenere semichiuse, come se avessi qualcosa di prezioso che non devo stritolare né far cadere per terra. Sono aspetti fondamentali. Meno ansia per tutti. Scrivimi quando è l'ultima volta che hai avuto tanto ansia dal fatto che la tua corsa sia andata malissimo, ma soprattutto scrivimi anche se ti piace la nuova canotta R451 in collaborazione con Squam. Un po' di promozione non fa mai male. Bere e integrare. Oh, quante volte ne abbiamo parlato, anche quando c'è Nicolas Cicognani, biologo nutrizionista, con me nei video. Purtroppo è una cosa che spesso non pianifichiamo, perché è scomodo. Perché o imparo a correre con la Camelback, quindi ho la mia borsetta, faccio dei trail e viene facile, cinture con le borracce, però non tutti sanno fare e non tutti lo trovano comodo. C'è chi lo trova veramente fastidioso e lungo non sarà un'esperienza eccezionale. Altro consiglio, la mappa delle fontane. C'è però un però, questa cosa un po' di anni fa funzionava, oggi con il rischio siccità molte fontane nel territorio italiano vengono chiuse. Alcune vengono chiuse d'inverno perché si ghiacciano, altre vengono chiuse d'estate proprio per l'emergenza idrica. E quindi mi raccomando, non sprechiamo acqua in casa. Come si può fare? Mappa delle fontane, verificare bicicletta, macchina, pezzi di allenamento più brevi se sono aperte. Bottigliette, borracce strategiche lasciate sul percorso la sera prima? Può essere. Un'anima santa pia che ci accompagna in bicicletta? Questa è veramente la cosa migliore. Un circuito in cui lascio il mio bere e ci ripasso? Funziona, però poi c'è il rovescio della medaglia, che se dove l'hai lasciata è casa tua, ad ogni giro dovrai allenare anche la motivazione a non fermarti. E poi l'integrazione. Abbiamo visto ormai come le ricerche dimostrano che consumiamo tra i 90 e i 120 grammi di carboidrati l'ora. Chiaramente integrare una quantità così diventa difficile, però imparare ad utilizzare i gel, e se hai problemi, qui puoi vedere sempre nel mio canale un video su proprio come superare la nausea da gel. Beh, ecco, se hai problemi bisogna allenarsi ad utilizzare i gel. Lungo non è l'unico allenamento che fai nella settimana, quindi non sono solo i consigli da tenere nei lunghi che ti aiuteranno a fare meglio i lunghi stessi,
ma è come ci arrivi. Intanto è progressività. Non hai mai fatto 25 km e la tua distanza maggiore è 16, non puoi pensare di passare subito a 25, o meglio puoi, ma non sarà sicuramente un'esperienza eccezionale. La progressività e la gradualità è fondamentale. Altro aspetto che dobbiamo mettere in campo per fare in modo che correre tanti chilometri si possa fare senza fare fatica, o comunque una fatica assolutamente gestibile e sopportabile, è quello di variare le tipologie di allenamento. Non posso correre sempre alla stessa intensità, non posso uscire di casa, correre piano e arrivare alla fine dell'allenamento che corro veloce e fare delle uscite sempre così, cosa che si fa spesso agli inizi della corsa, soprattutto se non si ha una guida, ma devo variare. La bassa, la media e l'alta intensità sono tutte utili. In questo l'equilibrio, dove la bassa intensità sia la stragrande maggioranza del lavoro della tua settimana, è importante, ma anche inserire degli allenamenti di alta intensità farà in modo che quando andrò a fare i lunghi a bassa intensità sarà più facile. Equilibrio. Il famoso 80% bassa intensità, 20% media ed alta può essere una chiave, ma non è detto che bisogna essere così categorici. Chiaramente se più della metà dei miei allenamenti settimanali saranno di media ed alta intensità, difficilmente riuscirai a sviluppare quelle doti di resistenza di base che ti porteranno a fare dei lunghi senza problemi e soprattutto rischi un infortunio. La motivazione è tutto, cioè possiamo parlare di integrazione, di allenamento, di intensità, di scarpe, di chilometri, di esperienza, ma se non c'è la motivazione non facciamo niente. Che cos'è che ti motiva nell'andare a fare 30 km per la tua prima maratona? La tua prima maratona stessa. Cos'è che ti motiva a fare 6 ore perché stai preparando il passatore? Il passatore stesso. Cos'è che ti motiva a fare per la prima volta 1 ora e mezza di corsa? La soddisfazione di esserci riuscito o riuscita. Questi sono aspetti che uno bisogna che si ricordi, perché a volte, preso dal flusso della regolarità degli allenamenti, quando arriva la fatica, magari abbiamo altre fatiche che arrivano da altre parti, lo stress del lavoro, problemi di famiglia, eccetera, e ci caricano, ci arrivano proprio sul petto e facciamo fatica, ci dimentichiamo, ma perché io sto correndo tutti questi chilometri? Quello è l'aspetto. Tu devi essere capace di guardare sul qui ed ora cosa faccio oggi e sul domani perché lo sto facendo. L'allenamento è così, è un lungo percorso. Non bisogna avere fretta, non bisogna pensare che in 2 mesi ho preparato una gara. Ah, quanto ci vuole a preparare una maratona? 3 mesi. 3 mesi la fase specifica, se ci sono le basi. Poi magari al traguardo ci si arriva, ma come ci vuoi arrivare? Deve essere un'esperienza eccezionale. E quindi ricordarsi sempre perché lo sto facendo è fondamentale. E quindi ricordati anche perché stai guardando Runner 451, spero perché sia un canale di cui ti fidi e che sia utile per le tue corse. E quindi il mio consiglio è di continuare a guardare e di guardare questo video qui, che ti racconterà altre cose interessanti per essere un runner più consapevole e felice.